una rivolta. Siamo un paese in crescita. Via tutto il lavoro dall'Italia. Uno ogni due giorni. Governo ladro! Non ho più una casa e non ho più un tetto. Ho letto le statistiche. Ne muore uno ogni due giorni. Il lavoro nero sarà debellato. Via il lavoro nero dall'Italia. Ma che dico nero? Altro che polemiche. Via tutto il lavoro dall'Italia. Che cos'è poi la politica? La politica dovrebbe essere l'occupazione più nobile al mondo. I politici dovrebbero essere le persone che sacrificano il loro interesse con animo disinteressato per l'interesse di tutti. La scorsa settimana sono andata al supermercato e ho visto una piramide di pandori. Sì, mi metto seduta, come no? Una piramide di pandori nelle loro scatole dorate. E quando mi sono avvicinata per guardare il prezzo, mi sono detta fra me: stai a vedere che la scatola è d'oro vero. Ho capito che tu non mi hai detto la verità. Non è vero che la crisi non è grave. È grave anche quando uno solo, una sola persona è costretta per colpa del denaro a vivere in catene. In Italia lei ci ha fatto caso che vengono sempre eletti solo quelli che tutti giurano di non aver mai votato. È perché si scordano. Un colpo di vento. È amnesia. Quella donna ieri mi ha detto: cosa darò da mangiare ai miei figli? Dove andremo ad abitare? Io non ho più una casa e non ho più un tetto. Mio marito stava leggendo le cartelle esattoriali. Questa crisi è un'opportunità. Quando la famiglia di sempre la fa, un po' di più. Capito? Ma che? Fino a quando è stato l'altro, in Italia, questi anni di vita. Quindi tutti coloro che non vanno per strada. Quando la famiglia di sempre la fa, un po' di più. Stop, sono entrati in 30 centesimi.